Ecco qui il dritto esplosivo di... Beh, ace sulla seconda di servizio. Miracoloso questo salvataggio di Edberg, perché la risposta di... E qui aveva lo spazio per passare Ferrer. Ace. Patria. Altro ace. Sì, servizio e volea alta di rovescio per finale di trovarsi di fronte a un grandissimo giocatore che poi non ti lascia respirare per solito. 15-0. Robertino Lombardi che in inizio di stagione, aspetta che finiamo lo scambio, poi continua. Bravo. Grande accelerazione di dritto. Dicevo che all'inizio di Stromberg e ha perso da Everden, il neozelandese, quindi pensa, aveva un record. Aveva giocato bene in questo torneo, era dovuto passare dalle qualificazioni, è arrivato agli ottavi di finale dove ha perso da Becker. Un pochino un Vilas stampato a rovescio, Vilas era mancino, suo grande diritto liftato. Altra risposta vincente, la seconda. Anche adesso al centro. Chiamano in gergo ornitologico. Diventa 0 a 3 nel primo set. Break. E un'altra risposta vincente. Servizio e volley di dritto. E giocava anche molto bene Lendl. Questo è delizioso, questo, molto arrischiato, La volevi dritto, basta. Ace. Ferreira tiene basso, a margine di sicurezza. Servizio e volevi di rovescio. Il passante di Ferreira dopo la prima, la risposta di dritto 0-3. Ace. La volea alta di Rio. Ferreira ha concesso solo passa di dritto Ferreira. Si chiude qui il primo set, 45 minuti di gioco, 7 punti a 2 il tie break per Stefan Edberg. Passa con il gran volley di rovescio di Edberg. Torneo Ferreira ha vinto un incontro dopo aver perso il primo set. Speriamo che gli serva quindi di incoraggiamento questo per dietro. Ferreira spiega bene che a quest'ora sia il sole di tre quarti, ma un po' negli occhi. È fuori la volley di rovescio di Ferreira. Gran passante di rovescio. I giocatori sono trasferiti negli Stati Uniti. Gran scambio. Gran scambio con grandissima. Gran risposta di rovescio. Servizio e volley di dritto.
colpito male Edberg quasi. Chiude lo smash. E qui ha preso bene la rete Edward. Non ha tanta aderenza al terreno oggi. Almeno non è ancora riuscito a trovarlo. La trova sicuramente prima fine della partita. E qui ha costruito molto bene questo punto. Ha giocato due cadute, due per andare 4-0. Si è salvato molto bene. Molto fastidio a Lendl. Due doppi falli consecutivi. Stavolta invece la situazione è un po' più per Edberg. Chiude il set con un ace Stefan Edberg. E conduce per 2-7-0 quando si gioca da 1 ora e 17 minuti. Hernandez, che l'anno scorso qui ha rischiato di impedire la vittoria a Monica, match point ha avuto. E alla fine passa Ferreira. Passa però per passare, che cosa ha dovuto inventarsi, povero ragazzi, per giocare un uncino, insomma, sono cose non da niente. Servizio e volley di rovescio per Ferreira. È in vantaggio di 2-7, di un break in questo istante. Però sfonda da fondo campo con il dritto Ferreira. Non è facile attaccare al centro anche per questa ragione. Ed ecco qui il break. 1-0 Edberg, terzo set, 2-7-0 per lui. Prodezza, vana prodezza. Sì, ha fatto il giro top. Ritrova una risposta Ferreira. Però gran risposta e gran di entrare in campo un attimo prima è sempre un vantaggio. Passante di rovescio di Ferreira. Un umorismo involontario di cui io sono maestro. Vantaggio Edberg. Attenzione Rino, che quando si dicono queste cose... No, guarda, ce l'ha fatta lo stesso, l'ha messa in campo. Recupero a noi. Oh mamma mia. Hai visto? Questa è... La risposta di dritto di Ferreira. Ma voglio dire, denaro non è tutto. 15 pari. Insomma. Gran risposta di... Un'altra risposta di dritto di Ferreira. Oh mamma mia! Oh mamma mia! Beh, lì è stato un gentiluomo Ferreira. Va lì a disturbare e poi si nasconde. No, a disturbare, ha messo la racchetta. Sì. Dice, magari me la tira sulla racchetta. Guarda, qua è proprio... proprio l'evidente inesperienza. Direi di sì, Edberg era calato un po' nella sua efficacia di gioco con il servizio e Ferreira
recuperando il break di svantaggio, sarebbe potuto rientrare in una rapida conclusione di questo match. Può essere un bene, ma in tempi lunghi, non nel mezzo di una partita. Il passante di rovescio, stavolta non lo sbaglio. Si sta allenando e questo è... Ma veramente finisce in piscem la partita. Terzo. Che si sono infiltrati dall'Angolo, dal Mozambico. Straordinaria questa risposta. La volée di rovescio di Ferreira. Beh, sì, Edwards si mette a fare i punti di dritto da fondo. Viene avanti sulla risposta, Edwards non riesce il passante a Ferreira ed è un 4-1 molto pesante per... Passante di dritto. Con sicurezza lo smash. La volée di rovescio incontro. Con il dritto Ferreira. Il passante di dritto porta. Ace. Quaranta a zero, tre match point. Mamma mia, questo Ferreira prima. Ecco qui, la risposta di rovescio in rete. 2 ore e 6 minuti. Stefan Edberg va dunque in finale, raggiunge Jim Courier, si gioca quindi nella prima prova del Grande Slam per il 1992 nel singolare maschile la stessa finale che si è giocata nella quarta ed ultima prova dell'anno scorso, l'Open degli Stati Uniti. Sì, una finale che aveva giocato